Situazione epidemiologica e di presentazione dei dati della cabina di regia e del CTS appena conclusosi. E sono con noi il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Professor Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Professor Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Professor Rezza. E iniziamo con il Professor Brusaferro che vi può illustrare i dati di oggi. Grazie. Grazie Dottor Buchicchio. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. È la prima riunione di questo nuovo anno che ci auguriamo tutti possa essere l'anno che ci aiuta a superare questa situazione pandemica. E iniziamo con la descrizione come... vediamo se funziona. Alt tab. Perché non funziona? C'è una alt tab. Sì, ma se faccio alt tab. Ecco. Ok, perfetto. Allora, iniziamo con la descrizione nel quadro europeo. Come vedete, un quadro europeo leggermente modificato perché dall'inizio dell'anno, voi sapete, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea e quindi le figure che riguardano il Regno Unito non sono più riportate rispetto all'incidenza. Il quadro ci mostra una, ovviamente, epidemia diffusa ancora una volta un po' in tutti i paesi, con zone diverse dove, diciamo, l'arancione, il rosso più intenso, mostra delle criticità, e quindi, come vedete, ogni settimana c'è una certa variazione in questo senso. Queste sono le curve di alcuni dei paesi dell'Unione Europea, e vedete che queste curve mostrano da un lato come in molti paesi ci sia una ripresa della curva, una ripresa anche molto significativa, e nel nostro caso vedete la curva ha rallentato la decrescita, e poi oggi vedremo i dati, ha avuto una controtendenza a partire da questa settimana. Questi sono i dati su base settimanale che ci raccontano un po' l'epidemia nell'ultima settimana, ma ci raccontano l'epidemia anche durante tutto l'iter, tutto il percorso di questa che stiamo vivendo, e vedete come sostanzialmente nell'ultimo periodo la curva si è un po' appiattita. Questo ovviamente ci crea delle preoccupazioni e ci anche deve allo stesso tempo ricordarci l'importanza delle misure che dobbiamo rispettare. Questo è un altro dato che ormai siamo abituati a conoscere e dà l'idea, in qualche modo, del confronto nell'incidenza dei casi. In questo caso, come vedete, si confrontano due periodi di 15 giorni ciascuno, quindi gli ultimi 15 giorni versus i 15 giorni precedenti, quindi dal 7 dicembre fino al 20 dicembre versus dal 21 al 3 gennaio. E vedete che sostanzialmente c'è una decrescita in molte regioni, ma c'è un'indicazione in alcune regioni di una ricrescita, anche se molto contenuta, però vedete che ricompaiono delle frecce arancioni, alcune molto contenute, sembrano quasi un puntino, perché la ricrescita è minima, altre leggermente un po' più consistenti, ma è un indicatore di una tendenza che si sta lentamente spostando. Questo è il dato invece che riguarda l'incidenza, vedete riportata nell'ultima colonna l'incidenza a 14 giorni, che è quella poi che viene riportata anche a livello europeo, ma anche l'incidenza a 7 giorni, che è la terz'ultima colonna. Questa è un'incidenza estremamente importante perché ci dà una misura istantanea, molto, molto recente, dell'andamento dell'epidemia. Questo per noi è veramente un indicatore importante di come sta andando, soprattutto in questa fase di transizione. Come vedete, i valori sono... A livello nazionale siamo a 166 casi per 100.000 abitanti in 7 giorni. Vi ricordo che la soglia che abbiamo identificato nel nostro Paese per passare dalle misure di mitigazione alle misure di controllo è una soglia che è sotto i 50 per 100.000 abitanti.
Vedete che c'è una grande variabilità tra regioni. C'è una regione, in particolare la regione Veneto, che mantiene un'incidenza molto molto elevata, ma sostanzialmente, come vedete, tutte le regioni si muovono in un range tra i 100 e i 200 per 100.000 abitanti, il che ancora una volta è superiore in qualche modo alla soglia di, per poter passare dalla fase di mitigazione, che vuol dire adozione di misure sociali, no, diffuse, a quella invece di controllo, che mira proprio al tracciamento individuale. Questo è il dato anche che rappresenta il nostro paese, è un dato ormai che conosciamo, costante, e ci mostra un paese dove sostanzialmente l'epidemia ormai è diffusa in tutti gli ambiti territoriali, e questo è un altro passaggio estremamente importante. I dati adesso ci focalizziamo con dei dati che riguardano fondamentalmente le persone che vengono colpite dall'infezione. In questo caso parliamo delle persone che risultano positive, e come vedete è un dato che si mantiene nel tempo. Nelle ultime settimane la curva epidemica, la curva che riporta l'età mediana dei casi rimane costante sostanzialmente nel tempo, leggermente sotto i 50 anni, e quindi diciamo la tipologia di persone che contrae l'infezione continua a essere più o meno la stessa. Così come rimane abbastanza costante il fatto che la maggioranza delle persone che vengono identificate come positive, la grande maggioranza delle persone che vengono identificate come positive sono persone che sono asintomatiche o sono paucisintomatiche. Quindi la quota di barra che è verde e blu, mentre le persone che hanno una sintomatologia lieve sono un altro terzo, e una parte fortunatamente minoritaria ha una sintomatologia di tipo severo o critico, però dobbiamo tener conto che sebbene sia minoritaria, è minoritaria dentro un numero piuttosto elevato di persone che contraggono l'infezione, quindi anche essendo minoritaria coinvolge molte molte persone. Questo ci dà il quadro di RT calcolato a 14 giorni, poi vedremo quello delle tabelle, c'è anche quello più puntuale a 7 giorni, e questo quadro ci mostra questa tendenza che abbiamo visto nel tempo. Abbiamo visto crescere l'RT, che oggi è 1,03 a livello italiano, e come vedete sostanzialmente viene in qualche modo, coinvolge un po' tutte le regioni, ci sono molte regioni che hanno un RT superiore all'1. Alcune anche nell'intervallo inferiore. Questo nella descrizione dell'RT in un arco di tempo più lungo, quindi a 14 giorni. Poi vedremo quello più recente, ma anche questo indica il fatto che comunque c'è una tendenza nella velocità di a un incremento della velocità di crescita dei casi. Queste sono le resilienza, la parte quindi di occupazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva, e come vedete sostanzialmente la curva ha rallentato la decrescita. Nel caso dei posti letto di area medica decresce in maniera molto lenta, lentissima direi, e nel caso invece della terapia intensiva siamo stabili, forse in una leggera ricrescita. Tradotto rispetto alle nostre soglie, vedete che a livello nazionale, poi la realtà è diversa da regione a regione, siamo leggermente sotto soglia, sia per quanto riguarda i posti letto di area medica, sia per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva. E, però, come vedete, è un sotto soglia molto limitato, abbiamo un margine molto risicato, e quindi dobbiamo essere estremamente cauti, perché la ripartenza di nuovi casi può portare in un arco di tempo abbastanza breve poi a superare di nuovo queste soglie. Questo dato poi viene confermato anche da queste proiezioni che ormai anche voi, che tutti ormai conosciamo anche per le figure che vengono rappresentate. Come vedete la linea nera sostanzialmente definisce qual è la percentuale che non dovremmo superare, no? Per poter garantire un po' tutte le attività, quindi il 30% dei posti letti occupati
per quanto riguarda le terapie intensive, il 40% per quanto riguarda le aree mediche, e le barre rosse identificano la probabilità che questa soglia venga superata. La probabilità in rosso vuol dire che c'è il 50% di probabilità che questa soglia venga superata, stante l'attuale trend, nei prossimi 30 giorni. E vedete che è un quadro che vede coinvolte più regioni rispetto al quadro precedente ed è coerente con i dati di ricrescita che abbiamo censito questa settimana. Per quanto riguarda le terapie intensive, il quadro rimane ancora una volta abbastanza costante. Stiamo osservando alcune variazioni che ci sono, come vedete la colonna sul sesso femminile e il sesso maschile, però è un dato che per la prima volta si manifesta in questo modo. Dovremmo, e abbiamo detto che queste sono anche settimane particolari dal punto di vista della report dei casi, e quindi vorremmo aspettare, come abbiamo detto più volte, la valutazione della prossima settimana per poter avere un quadro più completo dell'andamento. Di fatto però si tratta di un quadro coerente con gli scenari che abbiamo descritti, e questo si conferma, come vedete, anche nelle fasce di età. In particolare, vedete nelle ultime colonne, è sempre la fascia di età sopra i 50 anni e sopra i 70 anni quella che più spesso contribuisce a ricoveri nelle terapie intensive. L'età mediana di chi decede purtroppo rimane costante, anche questo è un profilo che ormai ci caratterizza durante tutta questa fase epidemica, e conferma il fatto che sono purtroppo persone più anziane e persone più fragili. Questo anche è un dato che può essere utile soprattutto per interpretare i dati quotidiani che vengono riportati dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile, sulle incidenze o sulla presenza di nuovi casi, anche rispetto alla mortalità. In questi giorni abbiamo avuto alcuni sbalzi che probabilmente sono legati anche alla segnalazione, no, dei casi durante, purtroppo, di morte durante le giornate festive. Come vedete, la curva blu, che invece rappresenta i dati del flusso dell'Istituto Superiore di Sanità, che è più consolidato perché non è istantaneo ma viene qualche giorno dopo con tutti i certificati, vedete che è in decrescita e quindi in realtà è un po' più normalizzato. Anche qui vedremo prossimamente come gestire il tutto. Per quanto riguarda invece la valutazione, che la cabina di regia prima stamattina e poi il Comitato Tecnico Scientifico hanno preso in esame, ripeto, valutazione che tiene conto dei dati che producono le regioni e che vengono in un'interfaccia continua col Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità. In questi dati, in questa dialettica, c'è la validazione dei dati, la discussione, e poi una volta che vengono confermati e validati diventano oggetto di una valutazione secondo i parametri definiti che credo che ormai conosciamo. La prima valutazione è quella che riguarda, come vedete, la probabilità, e ovviamente risponde a una serie di domande, non entro nel dettaglio perché ormai credo tutti le conosciamo. Questa è in qualche modo la rappresentazione, vedete che dal punto di vista generale ci troviamo in una situazione moderata, le scorse settimane eravamo in una situazione bassa, perché come vedete ci sono, da una parte, nella colonna della domanda 1 sostanzialmente abbiamo avuto nuovi casi in tutti, e anche il trend dei casi, come vedete queste freccette rosse e nere, mostra che in quasi tutte le regioni il trend dei casi è in crescita, sia per quanto riguarda il flusso Ministero della Salute e Protezione Civile, quello quotidiano, sia per quanto riguarda il flusso Istituto Superiore di Sanità, che ha un ritardo di qualche giorno ma che sostanzialmente poi consolida i dati caso per caso. La seconda valutazione che facciamo come asse è quella dell'impatto, e nell'impatto, come vedete, si trovano questi dati, ancora una volta, in cui accanto alla presenza di casi segnalati nella persone sopra i 50 anni, quindi le categorie più fragili, ci sono anche la valutazione del sovraccarico in terapia intensiva in area medica, e vedete che ci sono un numero di regioni significativo che ha
o tutti e due i sovraccarichi o soltanto un sovraccarico. E questo porta ovviamente a, insieme poi al fatto che in questi contesti vengono segnalati focolai in ambienti particolarmente a rischio, come possono essere le case di riposo, gli ospedali, le RSA, beh, in questo caso porta ovviamente a una classificazione del rischio di impatto alta. La successiva valutazione è quella che facciamo rispetto alla probabilità che abbiamo già visto e alla presenza di molteplici allerte, e mettendo insieme questi elementi possiamo avere una classificazione del rischio più completa, e vedete che sostanzialmente ci sono molte regioni a rischio alto, vedete che ci sono due regioni a rischio moderato con alta probabilità di progressione a rischio alto e sostanzialmente una regione a rischio basso. In questo caso ci troviamo nella sintesi, come vedete abbiamo anche riportato i valori di RT sostanzialmente delle singole regioni, e vedete che ci sono alcune regioni che superano l'RT solo col valore puntuale, altre regioni, c'è stato un errore di stampa purtroppo, scusate, dell'RT che ha soltanto a livello puntuale, altre che lo superano in maniera anche con l'intervallo inferiore. In questo caso ci troviamo nelle condizioni in cui sostanzialmente sulla base in qualche modo delle normative che sono attualmente adottate, trovandosi con RT superiore nel limite inferiore a 1 e trovandosi con un rischio moderato, entrano di fatto in una categoria di rischio che poi si traduce nell'adozione di alcune misure restrittive a livello più ampio, le cosiddette zone arancione. Le altre regioni che superano in qualche modo il valore medio sono la Liguria, il Molise. Allora, le regioni che superano col limite inferiore sono la Calabria, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Quelle che lo superano il valore medio sono la Liguria, il Molise, la Sardegna, la Sicilia, l'Umbria e la Val d'Aosta. La Puglia ha un valore uguale a 1. E poi ci sono alcune regioni come il Lazio, il Piemonte e il Veneto che lo sfiorano. Il Veneto, come sappiamo, ha anche un'incidenza piuttosto elevata. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L'incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, e anche aumenta l'impatto sui servizi assistenziali. I dati, come vedete, portano sostanzialmente tre regioni con un livello di RT nel limite inferiore sopra 1, altre regioni col valore medio, come abbiamo visto, sopra 1, altre lo sfiorano, e quindi praticamente la gran parte delle regioni italiane si sta avvicinando sostanzialmente o è sopra la soglia dell'1. Vi ricordo che un RT uguale a 1 vuol dire che il numero di casi non decresce. Sopra 1 vuol dire che cresce, uguale a 1 vuol dire che si mantiene invariato. Ovviamente questo è un elemento di grande attenzione, è un elemento che deve spingerci alla massima attenzione nelle misure da adottare, e è un elemento che ovviamente deve portarci ad adottare comportamenti rigorosamente rispettosi di quanto ci siamo detti, perché in questa fase è molto importante evitare che questo segnale che oggi stiamo censendo, e che però potremmo, ribadisco, analizzare meglio la prossima settimana, venga in qualche modo, rimanga un segnale, ma ci consenta poi di controllare una ricrescita. Un problema. O auspicabilmente di evitare una ricrescita, di fare in modo che questa curva rimanga stabile, auspicabilmente anche decresca, ma sostanzialmente in questa fase è molto importante evitare con delle misure adeguate che questo
avvenga. E questo può avvenire certamente grazie alle misure che sono state previste, e può avvenire anche grazie ad alcune scelte che possono essere e vengono fatte a livello di amministrazioni regionali, che possono ovviamente rinforzare le misure laddove ritengano ci siano le condizioni per poterlo fare, o ci siano utile, possa essere utile poterlo fare. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, chiedo al professor Locatelli di aggiungere i suoi commenti e in particolare di aggiornarci sulle novità dell'andamento del piano vaccinale, novità scientifiche legate ai vaccini. Grazie. Sì, grazie molte al dottor Buchicchio per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti. Io mi focalizzerei sugli aspetti appunto che connotano il piano vaccinale, perché indubitabilmente questa settimana che va a concludersi si caratterizza secondo me per alcuni aspetti che meritano particolare attenzione e una riflessione condivisa. Partirei dal fatto che il 6 di gennaio c'è stata da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco e dell'EMA l'approvazione del vaccino Moderna, a cui è seguita nella giornata successiva, quindi il 7, l'approvazione da parte della nostra Agenzia Regolatoria Nazionale, quindi da parte di AIFA. Vorrei cogliere l'occasione per condividere e in qualche modo per sottolineare le similarità ma anche le differenze tra i due vaccini che sono stati approvati. La similarità è che entrambi sono basati sulla tecnologia dell'RNA messaggero veicolato da nanoparticelle lipidiche, quindi è una piattaforma condivisa da questo punto di vista tra il vaccino Pfizer-BioNTech e il vaccino Moderna. Le differenze sono che quest'ultimo è approvato per l'uso sopra i 18 anni, mentre per Pfizer c'è anche la fascia 16-18 anni. L'intervallo tra le due somministrazioni, che pure sono richieste anche per il vaccino Moderna, è di 28 giorni invece che di 21, e gli studi clinici ci indicano che l'acquisizione della immunità protettiva, che si verifica nel 95% dei vaccinati, la si ha dopo 14 giorni dalla seconda somministrazione. Per ogni flaconcino di vaccino Moderna sono ottenibili 10 dosi, e quello che lo diversifica rispetto al vaccino Pfizer è che non necessita di essere diluito. Per quel che riguarda la conservazione, si conserva tra i 15 e i 25 gradi, ma può essere anche mantenuto, una volta sostanzialmente scongelato, tra 2 e 8 gradi per 30 giorni. Per quel che riguarda il profilo di sicurezza, è assolutamente consistente con quello che si è osservato anche con il vaccino Pfizer. I dati che sono stati forniti alle agenzie regolatorie diffusi nella pubblicazione sulla cosiddetta fase 3 dello studio sono largamente rassicuranti. La seconda riflessione che vorrei fare con voi è che oggi abbiamo 413.000 vaccinazioni effettuate nel paese. Questo colloca l'Italia assolutamente ai vertici nel continente europeo. A maggior ragione poi se facciamo la riflessione che eravamo 84.000 dosi la mattina del 3 dicembre, sostanzialmente 5 giorni dopo abbiamo avuto la possibilità di realizzare 330.000 vaccinazioni, quindi
un numero medio nell'ordine delle 65.000. A voler essere precisi, nella giornata di ieri addirittura siamo andati vicino a 90.000. E tutto questo è decisamente assai importante da sottolineare, perché indubitabilmente documenta la capacità del Paese di erogare un numero elevato di vaccinazioni, perché dobbiamo sempre ricordarci che l'obiettivo è vaccinare nel più breve tempo possibile il numero più alto di persone che risiedono nel Paese. Spendo anche due parole per commentare che proprio fresche di giornata l'informazione che alcuni studi che sono stati condotti e i cui risultati sono stati divulgati oggi indicano come la vaccinazione con la piattaforma Pfizer-BioNTech è in grado di conferire protezione anche rispetto alla cosiddetta variante inglese. Avevamo già sottolineato che non vi era una grossa preoccupazione teorica in questa prospettiva, ma indubitabilmente avere anche questo dato oggettivamente documentato chiaramente è ulteriormente rassicurante per quel che riguarda l'efficacia delle vaccinazioni e delle due piattaforme, e mi ripeto che conferiscono appunto il 95% di protezione. È anche importante sottolineare, per esempio, sempre parlando di efficacia, che i dati del vaccino Moderna indicano nei soggetti ultra 65 anni delle percentuali di efficacia molto simili a quelle che vi ho appena commentato. Siamo nell'ordine dell'85-86%, e anche questo non era un dato così scontato e va opportunamente valorizzato. Le ultime due riflessioni che condivido con voi è che oggi la Presidente Ursula von der Leyen ha annunziato che vi saranno 300 milioni di dosi in più per l'Unione Europea. Ci ricordiamo tutti che il 13,46% di esse saranno destinate al nostro Paese. Anche questo rassicura rispetto al numero di vaccini che avremo nel corso dell'anno. E poi nella giornata del 15, permettetemi di chiudere con questa riflessione, c'è stata anche la presentazione dei dati dello studio di fase 1 per quello che è il progetto vaccinale sviluppato nel nostro Paese grazie alla collaborazione tra Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Regione Lazio, Istituto Spallanzani e la Biocompany Raitera, con ciò documentandosi che l'Italia è un paese che è in grado di giocarsi le sfide biotecnologiche in campo medico assolutamente più importanti, e adesso aspettiamo i risultati degli studi di fase 2 e 3 che verranno condotti con ragionevole probabilità di essere completati entro la fine del primo semestre, primi 7 mesi dell'anno. Tutto questo per dire che a fronte dei messaggi che sono stati forniti in maniera assolutamente puntuale dal professor Brusaferro, che ci richiamano all'importanza di mantenere non solo comportamenti individuali responsabili, ma anche misure atte a contenere la ripresa a dei contagi, abbiamo adesso anche da guardare ai raggi di luce che filtrano per quel che riguarda l'ambito del programma vaccinale. Grazie.
Grazie professore. Il direttore Rezza ci ha dovuto lasciare momentaneamente per questione di lavoro, un impegno prorogabile. Se possibile ritornerà, se la conferenza stampa, se finirà in tempo rispetto alla durata della conferenza stampa. In attesa che i colleghi rivolgano le vostre domande, volevo spiegare come sempre i dati della cabina di regia saranno a brevissimo presenti sul sito del Ministero della Salute, inviati anche a tutti i colleghi. Così come tutti i dati sull'aggiornamento della campagna vaccinale sono disponibili sia sulla piattaforma del commissario straordinario sia sul sito del Ministero della Salute. Si può preparare per la domanda Paola Motta di Sky, si può accomodare il microfono qui alla mia destra. Buonasera a tutti. L'anno è appena iniziato, l'inverno pure, e anche una campagna vaccinale appena iniziata e che in questo momento ha una copertura minima, mentre invece le prospettive e le proiezioni che indicano i dati che ci avete appena illustrati ci fanno pensare, intuire che la diffusione del virus possa riprendere in maniera molto forte. Il DPCM che ha attivato il sistema di divisione del nostro paese in colori in funzione delle aree di rischio è entrato in vigore 2 mesi fa. Ora, a fronte dei dati non buoni che ci avete appena illustrato, ritenete questo sistema ancora efficace oppure sarebbe opportuno intraprendere una nuova strategia, una strategia a medio e lungo periodo in funzione e in parallelo all'andamento della campagna vaccinale? Grazie. Allora, intanto grazie della domanda. Io credo che il primo concetto è che, come ha illustrato anche bene il professor Locatelli, noi oggi iniziamo una fase, oggi siamo col nuovo anno, iniziamo una fase che ha 2 binari. Da una parte il binario ovviamente positivo e progressivo, che è quello della vaccinazione, che sta procedendo rapidamente, ovviamente tiene conto delle dosi e man mano lavora per categoria a rischio, e man mano che si espande questo elemento ovviamente miglioriamo in qualche modo la situazione, e questo è un elemento estremamente positivo. Dall'altra parte però sappiamo che ci sarà una, ci siamo detti da tempo che ci sarà un periodo di qualche mese dove questa situazione sarà parallela, nel senso che comunque la circolazione del virus continuerà o può continuare, e che per contenerla bisogna adottare delle misure di restrizione. Non dobbiamo dimenticare che le misure che abbiamo adottato hanno portato a un abbassamento significativo della curva, e avete visto un abbassamento assolutamente uguale se non superiore a quello che è avvenuto negli altri paesi, nella stessa, la terza slide che abbiamo visto, e questo ci ha portato agli inizi di delle vacanze sostanzialmente in una situazione di decrescita significativa un po' in tutto il paese, sia dell'incidenza sia dell'RT e anche, come abbiamo visto, di una resilienza. Da qualche settimana abbiamo segnalato che c'era questo rischio di controtendenza, e abbiamo anche segnalato che questo è già avvenuto in altri paesi che hanno adottato misure analoghe o diversificate rispetto alle nostre. Quindi io credo che il sistema, che come tutti i sistemi ovviamente deve crescere, deve svilupparsi anche sulla base delle esperienze, anche individuando nuovi indicatori, nuove soglie, laddove questo sia emerga come evidenza dalle esperienze che facciamo, e le misure che sono state adottate, che peraltro sono ormai note un po' a tutti, tra virgolette, e che sono anche quelle più efficaci poi a livello di letteratura oggi disponibili, in qualche modo la loro funzione l'hanno fatta. Si tratta adesso di modularle, applicarle nei diversi contesti, paese, regioni e subregionali, per fare in modo che questa ripartenza, che ripeto è un evento che sta avvenendo in quasi tutti i paesi europei, possa essere
mitigato, controllato e auspicabilmente si possa evitare appunto una ripartenza della curva. Quindi da questo punto di vista credo che la risposta migliore è quella di un monitoraggio continuo, ma anche di una grande consapevolezza che dobbiamo sempre mantenere grande attenzione nelle misure sia individuali sia collettive. E questo in una stagione come quella che stiamo affrontando, che anche nel documento di preparedness, che è il famoso libretto blu, chi di voi avrà la pazienza di andarlo a consultare, vedrà che era stato diviso per bimestri e c'era una particolare attenzione anche nelle misure stringenti nel bimestre che va da gennaio a marzo, perché è considerata anche sulla base dell'esperienza la stagione dove c'è la probabilità della stagione influenzale, quindi in realtà è la stagione più a rischio. Quindi credo che questa grande attenzione ci sia, un quadro più preciso lo potremo avere, come abbiamo detto, venerdì prossimo, il 15, quando potremo capire con chiarezza come è andata la circolazione del virus durante questo periodo festivo. Credo che le misure che dovremo adottare dovranno essere tempestivamente modulate e applicate in funzione del rischio che andiamo a individuare. Ribadisco però che non dobbiamo dimenticarci che la decrescita che abbiamo avuto nella nostra curva è dovuta alle misure che sono state adottate. Complemento anch'io la risposta già egregiamente fornita dal professor Brusaferro, ringraziando anch'io per la domanda, perché offre lo spunto per ritornare su alcuni aspetti. Il primo, al di là di quello che è già stato sottolineato nell'efficacia per la riduzione dell'RT, che ricordiamoci era arrivato a essere 1.7, che se ricordate la terza diapositiva che vi ha mostrato pochi istanti fa il professor Brusaferro, che magari se vuole può anche ripresentare, documenta come la situazione italiana non sia affatto fuori controllo e la curva che vediamo nel nostro paese è certamente una curva assai migliore rispetto a quella che si osserva in altri paesi europei. Io personalmente rimango convinto, e lo dico in maniera molto netta, dell'efficacia del sistema in stratificazione di fasce che è stato adottato. Semmai gli aggiustamenti che sono stati fatti e di cui faceva menzione il professor Brusaferro prima sono stati riferiti alle soglie per cambiare le fasce di stratificazione di rischio, sostanzialmente abbassandole e valorizzando adesso anche il dato del tasso di incidenza di cui si è parlato prima. Quindi a mio parere il sistema della stratificazione in fasce ha portato largamente a risultati sia in termini di riduzione della diffusione del contagio sia in termini di capacità di mantenere la situazione sotto controllo in un periodo che era potenzialmente a rischio significativo di poter dare esito appunto a una ripresa marcata. Sulla percentuale piccola di vaccinazione, dottoressa, mi faccia dire che dopo 8 giorni per definizione non può che essere una percentuale piccola. Ci ricordiamo che abbiamo iniziato concretamente il 31 di dicembre, oggi siamo al 9° giorno su cui si sta lavorando e i cui dati non abbiamo ancora. E essere, e mi ripeto, ai vertici di quelli che sono i numeri e le performance nel continente, credo che debba essere oggettivamente sottolineato, altrettanto obiettivamente riconosciuto. Grazie professore, e può accomodarsi per la domanda Marco Maceroni dell'agenzia Italpress, grazie.
Buongiorno. Una curiosità, quanto e se incide, visto insomma una ripresa della curva della pandemia, anche se piccola, questa ripresa proprio sull'andamento delle vaccinazioni? Avete fatto degli studi, delle statistiche per capire se può andare ad incidere, a diminuire quindi quella media dei 65.000 vaccini al giorno? Al momento questo tipo di valutazione evidentemente non ha un riscontro, proprio perché il numero è in continuo incremento, come ho sottolineato prima. È evidente che mantenere la curva sotto controllo vuol dire anche ridurre o contenere, se preferisce, la pressione sui servizi sanitari e quindi la capacità di effettuare vaccinazioni, rispetto alle quali poi risottolineo che i numeri andranno a incrementarsi anche in termini di siti rispetto ai quali appunto si potrà poi dar corso a tutto quel programma che è stato sviluppato per il Paese, perché dai 293 attuali arriveremo ai 1500 circa. Grazie. E può fare la sua domanda Maddalena Ribrezzo dell'Agenzia La Presse. Sì, buonasera. Una domanda per il professor Brusaferro sul numero dei contagiati all'interno delle scuole. Si era parlato di 64.000 nel primo mese e mezzo, un numero poi rivisto dal Ministero dell'Istruzione in 25.000, però ad oggi non abbiamo un numero puntuale dei contagiati. Volevo sapere se l'ISS dispone di questi dati e se ce li può comunicare, e poi un suo parere se con le condizioni attuali diciamo possiamo reggere una riapertura in presenza anche delle scuole superiori a breve, insomma. Grazie. Grazie per la domanda. Questa mi offre veramente l'opportunità di condividere un rapporto, il più recente che abbiamo pubblicato come Istituto Superiore di Sanità, che è facilmente trovabile nel nostro sito. Il 30 dicembre è stato pubblicato e analizza l'andamento delle curve per fasce di età e proprio delle infezioni contratte a livello scolastico e anche della curva, in qualche modo dell'andamento della curva sostanzialmente epidemica, tenendo conto delle popolazioni, delle fasce di età che riguardano tutti i livelli scolastici. In questo tipo di viene presentato anche un andamento della curva per quanto riguarda le singole regioni, e quindi uno può avere chiaramente può analizzarlo nel dettaglio. Noi sappiamo che c'è oggi una grande attenzione sul tema scolastico, tutti l'abbiamo dichiarato e io lo confermo personalmente, come il sistema educativo sia una priorità per il nostro Paese, lo sia per tutti i Paesi, lo dice anche l'OMS, ma certamente lo è per il nostro Paese, e in questo senso credo sia molto importante lavorare affinché il sistema scolastico possa, il sistema educativo possa continuare a lavorare nel modo più sicuro ma anche più efficace possibile. Noi sappiamo oggi che le evidenze ci dicono che intanto che una parte del sistema scolastico non è mai stato chiuso sostanzialmente, ha continuato a lavorare e a operare anche durante le fasi più, diciamo, più acute della curva della pandemia che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, e questo è un dato positivo. Sappiamo che ci sono stati dei tavoli tecnici che hanno prodotto delle indicazioni, anche delle misure organizzative coordinate dai prefetti delle singole province per poter lavorare sulla fase periscolastica, ovvero sia che è stata individuata per le conoscenze che noi disponiamo e anche per i dati di cui disponiamo come la fase nella quale è più probabile che c'è maggior rischio, perché sappiamo che all'interno del contesto scolastico le misure che sono state adottate sono misure che sono state utilizzate e sono efficaci in qualche modo nel ridurre la circolazione. Però ovviamente l'andare a scuola non è soltanto stare in classe un certo numero di ore, è anche raggiungere la scuola, è anche uscire dalla scuola e tornare a casa, è anche la socializzazione, chiamiamola periscolastica, e quello è un fattore di rischio pari pari quanto quello che riguarda la scuola. Credo che il lavoro che è stato fatto
dai prefetti per differenziare gli orari, per potenziare i mezzi di trasporto, sia un lavoro prezioso che sta venendo analizzato in questi giorni, viene approfondito per l'impatto che potrà avere, e quindi in realtà la valutazione dovrà essere fatta proprio tenendo conto di questi piani e anche dell'incidenza diversa che c'è nei vari contesti. Quindi è un'attività da preservare, da potenziare, ma anche da analizzare con grande attenzione anche in funzione dell'andamento dell'epidemia. Grazie. La domanda per Giuliano Bormioli dell'Agenzia NOAA. Buongiorno. Per il trend illustrato dal professor Brusaferro e per alcune conclusioni e riflessioni, questa conferenza mi ricorda molto una delle prime che facemmo alla fine dell'estate, in cui eravamo a ridosso della seconda ondata. Ora, al giudicare anche i dati europei, i nuovi lockdown, mi chiedo, siamo all'inizio della terza ondata o è ancora scongiurabile grazie al vaccino? Oppure siamo in una fase iniziale di questo periodo? E poi vorrei chiedere, proprio perché i dati, come mi pare, stiano andando peggiorando, non sarebbe il caso di accelerare eventualmente, se possibile, sul cosiddetto, non dico patentino, che è un termine brutto, per i vaccinati, perché il Paese non si può fermare, mi pare che si vada verso nuove restrizioni, e quindi consentire una mobilità a chi, diciamo, ha i requisiti, potrebbe essere una soluzione temporanea. Grazie. Prego. Posso dire una cosa, sì, sul vaccino, perché se non si creano troppe aspettative, insomma, non è la gara dei 100 metri, questa è una maratona, cioè nel senso che gli effetti della vaccinazione si possono vedere sulla distanza di mesi. È chiaro che avendo scelto un tipo di, questo sta nel piano strategico, una strategia che mira innanzitutto alla protezione diretta di persone più esposte, quindi operatori sanitari che a loro volta possono esporre altre persone al rischio, all'infezione, e le persone anziane, in un primo momento residenti in strutture chiuse, diciamo, quindi residenze assistite o residenze sanitarie assistite, si può mirare a ridurre in un primo momento la mortalità associata all'infezione. Naturalmente sono effetti che non si vedono nelle prime due settimane o nel primo mese, assolutamente no. Per quanto riguarda un effetto di comunità, quindi la cosiddetta herd immunity o immunità di gregge, di comunità, insomma, lì si gioca sui tempi molto lunghi, perché la soglia al di sopra della quale si raggiunge l'immunità di comunità risponde a una formula che è 1 meno 1 fratto l'R0, l'R0 è fra 2 e 3 in assenza di interventi, quindi si calcola che almeno il 60% della popolazione dovrebbe essere in quel caso coperta. Il punto è che mirando, però non avendo come target i drivers, diciamo, quelli che sostengono l'epidemia, perché non sono noti a differenza dell'influenza, questo è un effetto che si può prevedere solo a lungo termine. Quindi diciamo, non cominciamo adesso a voler vedere gli effetti della vaccinazione, perché è bene che si cominci col piede giusto, e come ricordavano prima i colleghi, per fortuna mi sembra che in questo paese c'è una cultura vaccinale di lungo periodo, e quindi le regioni stanno rispondendo, mi sembra, molto bene in questo momento, le regioni, le strutture coinvolte, gli ospedali, per cui sta andando da questo punto di vista molto bene, molto meglio che in altri paesi che hanno una cultura vaccinale evidentemente di peggior tradizione rispetto alla nostra, però gli effetti non si possono vedere nel breve periodo. Per quanto riguarda la ripresa dell'epidemia, siamo in un momento, mi sembra che già l'altra settimana abbiamo detto, siamo in un momento di grande incertezza, si sono fatti meno tamponi, meno test in questo periodo, questo crea una certa instabilità nei dati, quantomeno, come dire, crea qualche incertezza, qualche dubbio nel voler analizzare la situazione. Certamente non è un pericolo scampato, quello io non lo chiamerei neanche terza ondata, ma quello di una ripresa, diciamo, della
dell'epidemia, insomma, qualche segnale non, che non ci fa essere particolarmente tranquilli c'è, perché questa ripresa di R conti in genere e anche un minimo di ripresa dell'incidenza in questa settimana rispetto alla precedente, certamente è un segnale che bisogna cogliere con molta attenzione. Per questo motivo credo che cautela e principio di precauzione vuole che si prendano tutte le misure che è necessario prendere per non far ripartire l'epidemia. Non so se voleva aggiungere il professor Brusaferro, niente. Allora passiamo a alcune domande che ci sono arrivate da colleghi che non sono qui in sala. Ne approfitto per scusarmi ovviamente per i colleghi che hanno fatto richiesta di accredito, ma le misure di sicurezza ci impongono un numero limitatissimo di presenze, cerchiamo di fare una rotazione, quindi nelle prossime conferenze c'è l'occasione per accreditarsi ed essere presenti. Diamo spesso più spazio ovviamente ai network televisivi che possono distribuire le immagini a più canali contemporaneamente della stessa rete. E, ci chiede una collega dell'ANSA, Maria Emilia Bonaccorso, rispetto al piano vaccinale, quando e in che fase si inizierà a vaccinare anche i soggetti fragili, malati cronici, pazienti oncologici. Diciamo 2 Gianni, sì. Cominci tu e poi faccio io. Allora, la prima fase ha stabilito che si vaccinassero operatori sanitari e anziani, e non solo gli anziani, ma anche coloro che lavorano nelle residenze assistite, nelle residenze, comprese le residenze sanitarie assistite. Questo per rendere COVID-free, diciamo, in modo particolare le strutture sanitarie e quelle strutture che più hanno sofferto, diciamo, sono state colpite nella prima fase dell'epidemia e strutture all'interno delle quali la diffusione dell'infezione è stata caratterizzata da elevati tassi di letalità. È chiaro che le popolazioni e i gruppi a rischio di complicanze gravi insieme alla restante popolazione anziana rappresentano un target fondamentale da vaccinare il prima possibile. Quindi se questa possiamo definire la prima fase, naturalmente in una cosiddetta seconda fase certamente bisogna coprire anche questo tipo di popolazione. Naturalmente quando parliamo di fasi in qualche modo ci riferiamo anche al tipo di vaccini che entrano in gioco, perché a seconda dopo la disponibilità di vaccini diversi, magari maggiormente user friendly, si può anche estendere al massimo la campagna di vaccinazione e anche il tipo di attori che entrano in causa. Proprio in questo momento, proprio in questi giorni, si sta appunto discutendo e studiando, non perché non ce ne fosse già un'idea, nel senso che nel piano strategico che il 2 dicembre è stato presentato alla Camera già c'è scritto nero su bianco, no? Perché non è che ci stiamo inventando niente oggi, sulle categorie da vaccinare e qual è il timing, diciamo. Naturalmente però, siccome è chiaro che in questo momento io non vedo una ritrosia alla vaccinazione, anzi vedo una corsa, una domanda di vaccini da parte di molti strati della popolazione, è logico che bisogna studiare con molto dettaglio, con molta puntualità, la successione con la quale si vanno a vaccinare diversi soggetti, diversi strati di popolazione. Naturalmente gli anziani in genere o le persone comunque sia che si trovano al di sopra dei 60 anni avendo un rischio maggiore vanno vaccinati con priorità. Naturalmente ci sono al di sotto dei 60 anni anche persone fragili che naturalmente dovranno avere accesso alla vaccinazione, io credo immediatamente dopo o contemporaneamente alle persone anziane, quindi una fase che possiamo definire come fase 2 se vogliamo.
Aggiungo solo, la domanda è ovviamente di grande rilevanza, di grande importanza, aggiungo solo un dato numerico e poi una riflessione. Il dato numerico che nel Paese la popolazione ultraottantenne è di 4 milioni e 100 mila soggetti circa, quindi è un numero consistente già quella su cui chiaramente va fatta la programmazione per l'inizio della campagna vaccinale che, come ha annunciato anche ieri il commissario Arcuri, avrà già corso nel mese di febbraio. E poi, come diceva prima Gianni Rezza, c'è una riflessione e un'interazione anche con le società scientifiche di riferimento per dare copertura ai pazienti oncologici, ai pazienti oncoematologici, quindi affetti da neoplasie del sistema emopoietico, dei pazienti sottoposti a trapianto di cuore come di altri organi e anche indirettamente dei pazienti pediatrici. Qui provo a smarcare un concetto che forse non è immediatamente evidente, nel senso che la popolazione pediatrica, voi sapete che non può essere vaccinata fino ai 16 anni con nessuno dei vaccini. La riflessione che si è aperta e su cui ci si è focalizzati è quello di dargli una copertura indiretta attraverso la vaccinazione prioritaria dei conviventi, quindi l'ovvio riferimento è a mamma e papà soprattutto. E l'ultima domanda mette insieme, insomma, la stessa domanda fatta dai colleghi del TG1 e dal collega Salvia del Corriere della Sera, ed è riguardo al caso Modena di dosi somministrate, diciamo, oltre quelle previste ai sanitari, se sono previste iniziative per, insomma, monitorare questo tipo di situazioni. Sì, mi sembra un caso, sinceramente un caso che venga riportato, vi dice come, ve la dice lunga su come si sia trattato evidentemente di un caso tanto sporadico quanto eclatante, che ha avuto una risonanza forse maggiore rispetto a quello che meriterebbe, nel senso che non lo drammatizzerei, ecco. Naturalmente in una campagna vaccinale è sempre bene essere molto rigorosi, programmare e organizzare la campagna sin nei dettagli, e è importante anche programmare il numero di persone che si devono vaccinare dato il numero di dosi disponibili quel giorno, anche perché sono vaccini che, come sapete, non essendo monodose, implicano la necessità di programmazione, cioè voi dovete sapere quante dosi avete all'interno di quelle fiale, quante fiale avete, e quel giorno dovete programmare un certo numero di vaccinazioni che siano evidentemente, non determinano uno spreco di vaccino. Quindi questo è sicuramente importante, il richiamo che possiamo fare è organizzare e programmare con cura tutte le sedute vaccinali, senza però drammatizzare con quello che è stato un caso sporadico, direi. Grazie, ringrazio la nostra interprete LIS Susanna Di Pietra e vi do appuntamento alla prossima conferenza stampa. Grazie. Grazie.